lo porterò all'inaugurazione del suo nuovo locale. Buongiorno Bobò. Buongiorno a tutti i tifosi del Napoli, anche a voi. Come stai? Io benissimo, euforico per la nuova apertura. Ecco, ma diciamolo, dai, non è che facciamo Pubblicità. lunedì alle 20 apre il tuo Si nuovo apre il nuovo ristorante. locale, che è un mega ristorante, anche per eventi, un bel ristorante, bello all'aperto, un grande vigneto al Viarco Felice Vecchio 1, Pozzuoli. Quindi, tutti invitati. Tutti invitati, chi vuole venire, l'invito è aperto. Allora, io ci Benissimo. sarò, lo sai già perché ce lo siamo detti in privato. Alessandro Marrazzo di Agrechi. Assolutamente sì. Ecco, già siamo in due, perfetto. Siamo. Bobo, senti un po', Dimmi. ma io stavo cercando di riflettere sulle parole di Sarri. Tu hai conosciuto, no, un po' tutta la vicenda. Ho letto pure che in precedenza sei intervenuto alla radio ufficiale spiegando che il Chelsea iniziò a tentare Sarri, ma Ma guardi, tu ricordi male perché questa intervista l'abbiamo fatta con voi quando io dissi che stai già da 4 mesi è andato Volevo al Chelsea. non portarti sull'argomento, però se mi ci porti tu, allora lo dico apertis verbis. Siamo stati i primi Allora. a farti parlare, ci sono stati dei problemi a seguito di quell'intervista che noi facemmo in straordinaria buona fede. Fui io ad intervistarti per il rapporto, non ho paura a dirlo, che mi lega fraterno nei tuoi confronti, ti vivo come un fratello maggiore da tanti anni ormai. E mi hai raccontato a tutti come questa querelle tra Sarri, il Chelsea e De Laurentiis avesse delle radici abbastanza profonde. Sì, ma infatti io voglio dire una cosa molto fondamentale. Io non sono uno Nostradamus, per cui secondo me non leggo nella mente delle persone, nel futuro e né quello che è passato. Sento dell'eco, sento dell'eco molto Noi forte. ti sentiamo benissimo, Bobò, ti dico la Allora, verità. e dicevo, mi fu detto come mai io avevo detto questa cosa, ma era il semplice fatto che dalle piccole, un mosaico di cose, io ho capito, ho intuito che io sarei andato via già da 4 mesi, perché visto che comunque, se ricordi, Mazzari fece la stessa cosa fino Sì, all'ultimo, sì. ma sapendo che Sarri stava facendo un corso di inglese, sapendo che lo staff stava facendo un corso di inglese già da tanto tempo, qualche amico che mi vuole bene, mi dà qualche Dritta. imbasciatina, me la faceva, qualche dritta, alla fine si è dedotto che lui andava a Chelsea. Ma tutti lo sapevano, ma nessuno lo diceva, ma mentre io l'ho detto, e poi comunque la società ha avuto ragione a farmi una cazziata e ho dovuto smentire la cosa, ma poi i fatti erano quelli che avevo detto, e infatti Sarri è al Chelsea. Ma perdonami, Bobò, sempre queste voci che tu, allora non è un segreto, no? Che la tua attività di ristoratore ti consente di avere rapporti privilegiati con tanti personaggi anche all'interno del Napoli. Queste sono cose che dico io, delle quali mi assumo la responsabilità. Tu sarai anche libero di smentirmi, tanto non ti credo io e non ti crede nessuno. Sono clienti alla fine, voglio dire, Ecco, non è che. esatto. È chiaro che conosci tante persone che ruotano attorno alla Galassia Napoli. Da quello che tu sapevi, perché anche questo è forte argomento di discussione dopo l'intervista fatta da Sarri al mattino, ma a Sarri era stato chiesto di restare a Napoli? Assolutamente sì. Allora, non scherziamo, Sarri è un professionista nel calcio, ma come persona dovrebbe farsi un mea culpa. Lui ha voluto sempre rimanere a Napoli, ma non è voluto rimanere a Napoli, perché poi lui si fa le smettite da solo. Lui diceva ormai decise di andare a Chelsea, ma purtroppo per varie cose, cioè, da voleva che non era lui il colpevole, andava via da Napoli, che lui ha fatto bene a Napoli, un napoletano, e voleva dare tutti i torti a De Laurentiis. Invece non è così, perché De Laurentiis è andato più volte da lui a proporgli di restare e firmare per il Napoli. E lui si è preso sempre il tempo. Ma onestamente, ma De Laurentiis che deve fare? Ha capito la situazione e ha detto ma io vado a prendere il migliore allenatore in Europa, perché Ancelotti, ragazzi, non dimentichiamo, ha vinto tutto No, Bobò, internazionale. Ancelotti è l'allenatore più vincente che c'è in questo momento in Europa per Allora che palmarès. parliamo? Allora ha detto, ma scusa Masar, ma tu vuoi rimanere o non vuoi rimanere? Cazzo, piatti pasti, puoi mangiare? No, via, tagliamo la testa al toro, prendiamo il meglio che c'è, chi è?
Ancelotti, prendiamo Ancelotti. Cosa che compariamo al presidente? Il presidente ha fatto una grandissima scelta e ne sono fiero perché abbiamo un grande presidente che fa delle cose straordinarie. Lasciamolo lavorare a lui, a Sarri e a Giuntoli e vedremo che prenderemo più soddisfazione. Non è bel, bel gioco arrivare secondi, noi dobbiamo vincere e solo così possiamo vincere. Alessandro, con un grande allenatore. Certo. Ma una domanda che più che altro è una curiosità anche personale, voglio dire, dopo quello che è successo, poi dopo le tue dichiarazioni, la smentita, insomma il caos, e che magari si è ripercosso anche su, personalmente su di te, che sensazione poi ti ha dato sapere che poi alla fine era come dicevi no, tu? Ma no, allora, non, nessuna soddisfazione, perché io ho dovuto fare una smentita, perché comunque era giusto fare così per il bene del Napoli, eccetera. Ma io non devo avere soddisfazione, perché io già sapevo che Sarri andava a Chelsea da 3-4 mesi. Punto. È come se tu hai comprato una macchina, ce l'hai in garage e dici agli altri mi voglio comprare una macchina e ce l'hai già in garage la macchina. Per cui, quale soddisfazione? Sapevo già che avevo la macchina in garage, la mia Ferrari in garage. Magari sai, dopo aver fatto la smentita qualcuno, ma anche chi ci ascolta ha messo un po' in dubbio le tue parole. Esatto. È stato detto a tante persone, oggi proprio mio cognato mi ha chiamato e mi ha detto questa cosa e si è messo in giro questa cosa che il Napoli abbia invitato a tutti i giocatori a non venire a mangiare più da me, cosa non è vera proprio assolutamente, che i giocatori sono venuti a continuare a mangiare da me, i dirigenti sono venuti a mangiare da me, il nuovo staff che sta venendo a mangiare da me, per cui stanno dicendo solo bugie sul Napoli e su di me. Senti, per Popò, il Napoli si comporta bene. No, ma io ti sento abbastanza anche, come dire, colpito, perché conosco la tua personalità, sei un uomo molto sincero e quindi di conseguenza, e soprattutto sei molto tifoso, cioè tu sei proprio tifoso del Napoli. Quindi... Io mi sento un uomo del Napoli, punto. Ecco, perfetto. Vivo per il Napoli. La mattina quando mi sveglio, no, prendo il telefonino, la prima cosa che faccio è calcio di Napoli 24 per sapere le notizie, no, cosa è successo nel mondo. E allora fai quello che fanno tanti e tanti milioni di tifosi nel Napoli, nel mondo, che bontà loro, continuano a seguirci e lo fanno sempre più numerosi. Io ero ragazzino, andavo quando Stavolti gli davano, io ho vissuto Stavolti, ho vissuto Clerici quando c'era Vinicio, da bambino, per cui sono un uomo, mi sento napoletano e uomo del Napoli. E voglio dire questa cosa, abbiamo avuto una grande fortuna di avere un grande presidente come il De Laurentiis, che sta facendo cose straordinarie per questa città. Facciamoli lavorare e vedete che avremo tante soddisfazioni. Bobo, senti, un'ultima cosa. Tu ti professi, no, col cuore tra le mani, uomo del Napoli. Hai parlato di De Laurentiis dicendo facciamolo lavorare, anche perché davvero qualcosa di importante lo sta facendo. Sarri continua però a dire, beh, a me piacerebbe chiudere la carriera al Napoli, mi piaceva sentirmi chiamare comandante, ma c'è qualcosa che non sta funzionando secondo te nella comunicazione? L'uomo Sarri è stato secondo te sincero fino in fondo? Sarri non è stato sincero, che se era sincero doveva fare la dichiarazione, conferenza stampa, io vado a Napoli, me ne vado via da Napoli, perché è successo questo? Non ho avuto le palle di dire queste cose, per cui che stiamo dicendo? Lui adesso se ne vuole dire no, ma a me l'ho sentito dai giornali, ma quando mai? Era già deciso da tanto tempo che andava via. Bobo, io ti faccio un in bocca al lupo. Ma questo, scusami, sì. No, prego. Questa sembra una mia supposizione. No, ma per carità. Io sono come Nostradamus, come dicevamo. Senti una cosa, ma dimmi un po', ma stai avendo, no, modo anche di conoscere il nuovo corso del Napoli? Sì. Ecco, che persone sono? Dai, raccontami. Senti, sono ragazzi giovani, ho visti poche volte, sono ragazzi straordinari. Sono bravi, sono intelligenti, però ti devo dire una cosa. Sì. Io sto malissimo, perché il mio amico Ciccio, mio amico Simone, il mio amico Francesco Sinatti, e non li vedo più, per me è come perdere qualcosa in famiglia. Giuro, guarda. No, ti conosco e lo so il rapporto che avevi con loro. Avevo un rapporto, io sono stato alla festa della figlia di Ciccio ad Arezzo e naturalmente stiamo parlando di Calzona, il secondo Calzona, di Sarri, sono rimasto, ci sentiamo quasi tutti i giorni e per me sono la mia vita, io vivo per loro, non mi dite niente, ma io amo quelle persone. Bobo, perché erano grandi professionisti. No, ma senza ombra di dubbio lo sono stati, le fortune del Napoli di Sarri sono in parte dovute anche a loro. Ma il tempo gli darà ragione anche a loro, vedrai.
Bobò, un in bocca al lupo non enorme, di più, straordinariamente enorme per la tua nuova attività. Ti vengo a trovare lunedì. Mi posso permettere di dire ancora? Bobò Ristorante, nuova apertura, via Arcofelice Vecchio 1, Arcofelice, prestito località Laschiana. Perfetto, un mega dai. Ristorante, bellissimo. Abbiamo buona dato anche tutte le coordinate. Bobò, un abbraccio di cuore. Ciao. Ciao di nuovo, buona giornata. Grazie, ciao. Grazie al mitico Bobò. E poi è chiaro.